Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a giocare con una nuova arma del pinnacolo. Sto parlando dell'arco di azzardo quiete, arco che veramente è infinito da droppare, ma ne parleremo dopo in partita, e di cui adesso andremo subito a vedere i perk. Innanzitutto abbiamo un telaio di precisione, quindi questo è un arco composito con un tempo di tensione più lungo ma ottimizzato per i danni. Corda naturale, una corda bilanciata e semplice che aumenta leggermente la precisione, la maneggevolezza e la stabilità. Impennaggio dritto, quindi un impennaggio moderno per tracciati rettilinei che aumenta quindi la precisione. E tiro d'apertura, migliora la precisione gettata quando spari il primo colpo. Il perk peculiare di quest'arma, quindi quello che diciamo la rende un'arma del pinnacolo, è il perk azzardo dell'arciere. Grazie a questo perk infatti i colpi a segno senza mirare forniscono un bonus enorme alla velocità di estrazione dell'arma per un breve lasso di tempo. Velocità di estrazione che in realtà è la velocità di tensione, non so perché ci sia scritto velocità di estrazione. Essenzialmente quindi mettendo i colpi precisi senza mirare possiamo tendere l'arco quasi istantaneamente, sparare frecce tipo pa 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 pa. Perk che dura se non sbaglio intorno ai 10 secondi. E niente, che adesso andremo subito a vedere in partita. Ovviamente tutto l'arco è incentrato sulla precisione, perché deve avere molta precisione dovendo mettere headshot senza mirare. Infatti ha quasi il massimo della precisione. E ovviamente, non so nemmeno dirlo, ho messo impugnatura a mano libera, quindi aumenta la precisione e l'arma è pronta all'uso più velocemente quando si spara senza mirare, appunto per aumentare ancora di più la facilità del mettere headshot. Ma adesso andiamo subito a vedere come si comporta l'arma in partita. Ok, di gruppo abbandonato ci sta. Iniziamo subito col vedere come si prende innanzitutto quest'arma, perché non è facile. Ci ho messo veramente un casino, va farmata tantissimo. Essenzialmente l'arma si prende completando ovviamente la taglia dell'arma del pinnacolo di azzardo di questa stagione. E questa vi chiede di fare 1000 kill con l'arco, 500 kill precise con l'arco e un sacco, ma veramente un sacco di medaglie in azzardo. Medaglie nel senso di azioni, insomma, cose tipo le medaglie dorate che ci stanno in crudo. Ma quanta gente ce l'ha? Ok, intanto si è attivato il perk, vi faccio vedere com'è veloce. Ok, niente, ne ho fatti due, ho sparato un po' a cazzo, ma vabbè. Ok, quindi per fare le medaglie io... No, per fare, scusate, le kill io ho usato il... Aia, capate? Ok. Ho usato il demonio della trinità, quindi l'arco esotico, quello che con un colpo preciso vi fa una freccia elettrica che uccide tutti quanti i nemici nei dintorni. Questo perché, sono stupido, sto per crepare qua. Questo perché innanzitutto faccio le kill precise, perché per forza devo fare kill precise. E inoltre devo anche, insomma, faccio anche un sacco di kill, e questo è un po' un tumore con lo Jotun. E inoltre, dicevo, faccio anche un sacco di kill. Quindi le kill, ragazzi, sono il problema minore. Non vi preoccupate, perché veramente io, mettendomi solo a killare, nel senso che facevo praticamente solo quello, non invadevo, depositavo le particelle, insomma, quando proprio ce ne avevo 15, facevo circa 100-120 uccisioni a partita. Quindi quello non è un problema. Le uccisioni ve le fate senza problemi. Il problema sono le medaglie, ragazzi, che sono lunghissime, sono veramente tante e non ho ancora capito come vengono esaminate, come vengono valutate. Per le medaglie maggiormente mi sono messa a invadere, a cercare di fare più medaglie dorate possibili, pensando che valessero di più. Sinceramente ancora non ne ho la prova, però vediamo. Potrebbe essere così come non essere. Magari ditemi nei commenti se avete trovato un modo voi. Ma adesso andiamo a parlare subito dell'arma. Intanto il perk l'avete visto attivo. Ok. Il perk quando si attiva ci sta un botto. L'unica cosa che non mi piace molto è il fatto che non si capisce precisamente quando la corda è completamente tesa. E di conseguenza faccio un po' fatica a sparare i colpi. Ovviamente a questa distanza, ragazzi, non provo nemmeno a sparare senza mirare, perché sarebbe inutile. Però la distanza è come questa, per esempio, ci si può provare. Diciamo che il bello di quest'arco è che... Porca miseria, fuggi. Il bello di quest'arco è che, essendo progettato per sparare senza mirare, quindi la precisione non è il massimo, nel senso la precisione non dell'arma ma del modo di sparare, fa anche molto danno. Infatti è l'unico arco che, oltre al cavamento sottile, può shottare con due colpi al body. Può uccidere con due colpi al body. E questo è un lato nettamente positivo. Per quale motivo? Perché sparando senza mirare è ovviamente difficile mettere colpi in testa, e alla peggio i colpi vanno al corpo. Dicevo, alla peggio i colpi, come avete visto, vanno al corpo. Quindi proprio nel peggiore dei casi possiamo dire che shottiamo, cioè che uccidiamo con due colpi, in qualunque caso. E questo è sicuramente un lato positivo. C'è anche da dire che
Il perk va cercato di attivare nei momenti giusti, nel senso che da distanze troppo lunghe, come per esempio questa, è pressoché inutile cercare di attivare il perk perché tanto non si attiva. Nel senso che è tipo impossibile che riusciate a mettere. Porca miseria, mica l'avevo visto quello. È tipo impossibile che riusciate a finirci. Lo finisce, sì. Che riusciate a mettere colpi in testa da quella distanza. Quindi, a parer mio, nemmeno ci doveste provare. Di conseguenza, il fatto che comunque con due frecce shotta comunque il body, shotta lo stesso al body, rende praticamente superfluo il prendere o meno in testa. Anche se, vabbè, ormai io sono troppo forte, quell'arco metto sempre in testa, non è vero? Però insomma, ovviamente se non dovete attivare il perk, quindi mirando, è abbastanza superfluo prendere in testa. No, quella è infame. E devo dire che non è facile attivare il perk, eh? Non è per niente facile, questo c'è il pompa. Bisogna prenderci la mano, perché il problema fondamentale di quest'arma è che Bungie si è dimenticata che Destiny è un gioco che si gioca anche prevalentemente su console. Perché infatti mettere i colpi precisi con l'arco senza mirare è tipo facilissimo su computer, nel senso che, non so se avete visto il video di Frostbolt su quest'arma, c'è una cosa allucinante, lui va in giro, fa pa 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 pa, mette tutti quanti i colpi in testa, insomma, è una cagata mettere i colpi in testa su computer. Perché essenzialmente tutti i colpi in cui non mirate vi entrano, l'unica differenza è questa. E di conseguenza su console diventa veramente difficile mettere colpi in testa, come avete visto, perché questo lagga, ma è un altro discorso. Necessita quest'arco uno stile di gioco molto diverso da quello degli archi normali, gli archi che finora abbiamo conosciuto. Per quale motivo? Perché io con l'arco perlomeno gioco molto coperto, nel senso, magari che ne so, sto qua, il nemico sta là, adesso faccio vedere direttamente, no, non esce, però insomma, se il nemico sta là, sparo, rientro, ricarico, quando ho la freccia tesa riesco e risparo, perché altrimenti il time to kill sarebbe veramente, veramente troppo alto. Il fatto che bisogna giocare senza mirare, porca miseria, i martelli. Spiegate come sono morto, per favore, gentilmente, no? Perché laggano giusto un po' in questa lobby. Il fatto che bisogna giocare senza mirare, a parte che, come ho già detto, va usato da distanze corte, perché altrimenti non ce la si fa a prendere da distanze troppo lunghe senza mirare. E di conseguenza, il fatto che bisogna giocare un attimo da distanze un pochino più corte, se si vuole attivare il perk, diciamo che elimina la possibilità di poter giocare come ho detto prima, ovvero cercando di coprirsi sempre dietro a un muro. Tuttavia, alla peggio. Oh, metti sto corpo a corpo. Alla peggio, dicevo, fate una freccia, un corpo a corpo e comunque ve la cavate. Ho anche due frecce direttamente al body. E non è un problema. Certo, quando si attiva il perk è forte l'arma, eh. Quando si attiva, quelle poche volte che si attiva. Ecco, tipo adesso. Devi crepare, grazie. Ok. A volte non si attiva anche se prendete in testa, ma quello vabbè è un problema del gioco come al solito. Oddio, quanti sioto. No, okay. No, non ha giocato decisamente male. 3,2 di rate, 32 kill con un arco, ci sta, ci sta. Vorrei farvi vedere appunto questo perk attivato un po' più spesso. Cercherò di farlo nella prossima partita e quindi vediamoci direttamente là. Ok, vediamo cosa riusciamo a fare in convergenza. Una mappina un po' larga in certi punti, ma vediamo, dai. Cercherò di attivare il perk le più volte possibile per riuscire a farvi vedere un po' di cose. Comunque, l'esempio che vi facevo prima del fatto che non si capisce bene quando la corda diventa tesa, una volta che abbiamo preso. Oh, corca. No, 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 una volta che abbiamo preso in testa senza mirare, quindi che abbiamo attivato il perk, è il fatto che mi sono mangiato una grandissima tripla e io qua sono morto perché sono stupido, vado dietro ai muri, vado contro i muri, mentre il team mi pusha col pompa, però l'avevo preso in testa. Dicevo, è il fatto che qualche partita fa mi sono mangiato una bellissima tripla. Perché ho attivato il perk. Ho fatto un tipo, perché era tipo one shot. L'ho preso subitamente in testa. Ma dopo, tipo, mi sono perso perché non riuscivo a capire se l'arco avesse teso o no le frecce. E quindi mi sono messo a sparare un po' a cazzo. Ok, vabbè, però se mi lagga non ci posso fare niente. L'avete visto comunque, l'ho attivato e è veramente molto veloce. Riuscite a sparare rapidamente, tanto che sono riuscito a vincere un gunfight contro un'ultima parola. Ho
Ovviamente non diventa troppo OP come potrebbe essere per esempio l'asceta, non diventa assolutamente agli livelli dell'asceta. Però diventa un buon boost, io sono stupido che guardo quelli col cecchino. Diventa un buon boost che comunque rispetto a un arco normale fa nettamente la differenza. Diciamo che riesce a equilibrare il fatto che l'arco vada necessariamente giocato da dietro un muro, nel senso che dovete per forza coprirvi tra una freccia e l'altra, altrimenti il gunfight è sicuramente perso. E quindi col perk attivato potete tranquillamente, ce n'è uno sotto, potete tranquillamente, dicevo, sparare liberi, insomma, senza coprirvi. Madonna, quanta gente c'è qua oggi. Che per esempio a queste distanze va necessariamente mirato, perché altrimenti è tipo inutile. Lì c'era uno col cecchino. Sì, madonna quanto lagga, raga, sto tipo. È incredibile. Poi vabbè, comunque in generale è un buon arco, ragazzi. Cioè, se siete gente che gioca con l'arco, indipendentemente dal perk, ci sta. E io sono stupido qua, però. Sono veramente stupido. Indipendentemente dal perk, ci sta, dicevo, perché comunque fa un sacco di danno. Come vi ho detto nella prima partita, è l'unico arco, a parte il calamità sottile, che riesce a shottare con due frecce. Al body. Devo. Finisci la super. Ok, grazie my friend. Ok, preso il perk. Vai. Occhio alla granata. Vabbè, intanto lo faccio vedere, sparo un po' di freccia a caso, giusto per farvi vedere quant'è veloce il perk. Dura, se non sbaglio, dai 7 ai 10 secondi, una cosa simile. Con questo riesco sempre a mettere le frecce senza mirare, eh. Ok, vedete, molto 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 rapido. La freccia mi ha fatto meno danno, eh. Ho fatto 73 perché non l'ho testato tutta quanta. Però alla fine, prendendo in testa, diciamo che è anche questo un vantaggio. Non c'è bisogno che dovete tendere la corda completamente. Quando si attiva il perk, raga, ci sta, è veramente un botto forte. Bisogna solo prenderci la mano perché alla fine non è nemmeno tanto difficile. Mi rimangio un po' quello che ho detto prima. Nel senso, ovviamente la difficoltà c'è, però se ci prendete la mano diventa quasi automatico. Poi come ho già detto, alla peggio, se mirate comunque sempre al di sotto della testa, non mai al di sopra, per non sbagliarvi, prendete in body. Fate due frecce in body e killate lo stesso. Poi c'è anche da considerare il fatto che la maggior parte delle volte, quando giocate con l'arco, le kill non sono vostre. Nel senso che facendo così tanto danno, è molto facile che qualche vostro alleato vi prenda la kill. Va bene, partita comunque pressoché finita. Non ho giocato benissimo, ho fatto vedere il perk, che è quello che mi serviva, che volevo far vedere. Questo l'ho failato. Questo l'ho failato. Va bene, questa clip voi non la vedrete mai. In realtà sì, ma è bianco e nero, però vabbè. Ok ragazzi, quindi questa era l'arma. Decisamente un buon arco se parliamo di archi in generale, perché come ho già detto, shotta con due frecce al corpo, che comunque non è un perk da poco, un'abilità da poco. Inoltre ha anche tiro d'apertura, ci ho fatto caso adesso. È un perk che ci sta su un arco, perché essenzialmente sono tutti i primi colpi sull'arco, quindi bene, ci migliora la precisione gettata tipo sempre. E in generale io penso che possiamo dire che questo sia l'arco migliore del gioco, perché alla fine, come avete visto, come arco è buono perché fa molto danno. In più ha il perk che alla peggio non vi si attiva, quindi diciamo non vi dà niente in più, ma comunque non vi leva niente. Sommando tutte queste cose, io penso che possiamo confermare che questo sia l'arco migliore del gioco, al momento ovviamente. Detto questo ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate like, commentate, condividete, tra tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video. Vi lasciamo questa descrizione, anche da bellissimo, nuovissimo, fantastico sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! Sono Gaul, per la tua luce.